Ci siamo pronti, fra poco dopo la sigla, il ritorno di un amico che è il nostro Alessio Azzeni, puntata piccantina, siamo già emozionati, abbiamo anche censurato la copertina, vi invito anche a vedere il lavoro certosino, si parla di arte, ma soprattutto si parla di energia femminile, si parlerà di un po' di figure storiche, si parlerà del ruolo della donna scarlatta e di questo e di molto altro, dopo la sigla. Mi sono emozionato nell'intro, Alessio. Come stai? Come stai? Bene, mi hai fatto sorridere con il lavoro certosino di Mesbeth sulla copertina. Eh Tocco di beh, classe. il bollino ci vuole. E fra l'altro, no, noi ridiamo, ma sono un po' gli algoritmi. Adesso un social come Facebook lo avrebbe bannato. YouTube non sappiamo, nel dubbio ricordiamoci che viviamo in un paese che ha avuto il coraggio di coprire le opere d'arte per non turbare gli ospiti internazionali. Te la ricordi quella vicenda delle varie statue coperte? Mi hai fatto venire i brividi solo al pensiero di quella di come siamo caduti in basso, perché l'arte, la patria d'Italia, la patria dell'arte, il mondo della bellezza, del genio umano, e poi cadiamo nella censura delle cose più belle, che sono elevate, educative, e poi il web è pieno di, sappiamo tutti di cosa è pieno. Quindi c'è un'enorme ipocrisia, però è la conferma che l'arte è pericolosa, perché è la loro arma, è l'arma, una delle armi più potenti, dopo capiremo perché, è considerata l'arma più potente dei potenti, perché sembra innocua, e invece è come quelle cose che sono a livello atomico, cioè sono potenti, capiremo perché. Nulla è come sembra. Sono curioso di entrare nel vivo dopo aver ringraziato il buon Mesbete che è a regia e dalla chat vanno anche, ormai c'è anche un tormentone, gli Ottentotti, dopo la censura della Disney a Mary Poppins, gli Ottentotti sono protagonisti anche nella nostra chat, fedelissimi, veterani, abbonati, chiunque abbia già condiviso, messo il like sulla fiducia, anche quello ci aiuta, chiunque potrà con i super sticker o con PostePay, bonifici PayPal o col passaparola o con la condivisione di questa puntata a chi saprà essere interessato. È la nostra risposta alle energie di questo mondo che stiamo vivendo. Chi vi parla dal 6 marzo 2024, c'è aria di guerra, c'è aria veramente particolare nell'ambito dell'umanità e noi rispondiamo con la musica, con l'arte, con la conoscenza, con la spiritualità, con quanto di più alto possa contribuire a aiutare l'umanità a fare quel famoso passo avanti più che retrocedere verso delle forme primitive che porterebbero all'estinzione. Ecco, ci piace pensare di contribuire a lasciare un lascito migliore, sicuramente a lasciare un mondo migliore di quel che abbiamo trovato. E su questo una bella ondata di om in chat, ti lascio entrare subitissimo nel vivo, dopo aver passato qualche minuto accademico, controllate sempre di essere iscritti a questo canale, se vi va iscrivetevi. Bellissimo discorso iniziale, perché non ci sono parole più adeguate per descrivere questi tempi. Siamo veramente in tempi strani di guerra, da brivido. Io sento volare più aerei, anche adesso di notte, cioè strani movimenti. E essere centrati vuol dire anche occuparsi delle cose effimere, cioè dell'arte, della bellezza, della musica, della conoscenza e dello studio. Perché è un modo per rimanere centrati, è un modo per essere degni, e
e per cercare di capire meglio, diventare intuitivi, osservatori, leggere fa bene, leggere aiuta lo spirito, aiuta la mente, aiuta il corpo, perché siamo comunque bisognosi di essere continuamente in movimento, perché la paura immobilizza. L'assenza di paura, il riso, poi il ridere, dà coraggio, dà forza, dà energia. Allora aumentiamo la nostra energia cominciando con una serata che secondo me può dare tanto, perché parliamo della figura femminile, parliamo di della figura della donna, che è quella figura che viene tirata in ballo sempre di più sul patriarcato, sugli abusi, sulla violenza, cose che sentite le parole come abbassano subito il tono emozionale. La donna, anche quando si parla di arte, Artemisia Gentileschi, non si parla della sua pittura, ma si parla del suo vissuto. C'è un qualcosa di morboso sempre che colpisce e che incuriosisce, cose pruriginose, che la donna non è questo. La donna è qualcosa di cui andremo a vedere, cominciando con una storia. Io riprenderò questa sera dalle puntate precedenti, cioè abbiamo fatto diverse live, tutte le live che abbiamo fatto, ormai sono 8 o 9, sono collegate da un fil rouge, sono collegate da quei puntini invisibili che riprendiamo ogni tanto, perché anzi, andare a rivedere le puntate può aiutare a capire ogni volta quello che viene fuori, per esempio questa sera. Riprenderò un discorso, cominciando dal Cenacolo, perché è lì che ci divertiremo. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci è un'introduzione, l'abbiamo già osservato, ma rivedere un'opera d'arte non significa dire le stesse cose. Perché il Cenacolo di Leonardo ha come protagonista quel personaggio femminile. E allora, se in ascolto, in visione, ci sono degli accademici, per sbaglio, attirati dall'arte, cominceranno a scandalizzarsi, a pensare che come si fa a parlare di critica d'arte e di dire che nel Cenacolo c'è, invece che San Giovanni, ci potrebbe essere la Maddalena. Allora viene fuori la teoria cospirativa di Dan Brown, il romanzo di questo scrittore che ha avuto un enorme successo, ha venduto 80 milioni di copie del suo libro, tradotto in tutto il mondo. E sull'onda di questo enorme successo di Dan Brown, tutti si sono scagliati, gli accademici, contro le sciocchezze scritte da questo scrittore. Un romanzo, ricordo. L'hanno letto tutti, l'hanno comprato tutti in librerie, poi magari lo trovate nei mercatini adesso, perché non sono libri che rimangono volentieri in librerie, nelle nostre librerie casalinghe. Detto questo, l'inganno non è nella Maddalena. L'inganno è nella realtà, l'inganno è nel racconto che andiamo a scoprire. Intanto vi racconto una cosa. Fin da piccoli ci hanno raccontato le fiabe. Io vengo da quella generazione in cui le fiabe si raccontavano a voce, si guardavano i cartoni animati, e si leggevano i libri di fiabe. E c'era sempre il re, la regina, la principessa, i principi, il principe azzurro. Grandi insegnamenti esoterici vengono dalle fiabe. Ma c'è un re che è realmente esistito. Un re che nel nome c'ha già una cosa che fa sorridere. Renato si chiama. Renato, nato re. Renato d'Angiò è un personaggio curioso che vi invito ad approfondire. Un personaggio particolare che era amico, per diversi anni si pensa sia stato a contatto con Giovanna d'Arco. Allora, Renato d'Angiò era re di Napoli, re di Sicilia, di Ungheria, d'Aragona, di Sardegna e di Gerusalemme, alla faccia del re nato. Perché è importante questo re nato? Perché era un re colto, dotto, sensibile all'arte, sensibile alle arti esoteriche, alla grande opera, all'alchimia, alla Kabbalah. Era interessato a tutto quello che riguardava il segreto, il mistero, l'agnosi, la conoscenza sacra. E allora aveva a corte, si pensa, si racconta, si dice, è documentato,
che aveva accolto a corte Cristoforo Colombo, tanto per fare un nome a caso, Cristoforo Colombo. E poi aveva a corte un colto rabbino, un astrologo, medico, un cabalista, Jean de Saint-Rémy, un grande, un parente di Nostradamus, nonno di Nostradamus. Cioè, questo per dire la corte di che fermento esoterico viveva. Insomma, questo Renato d'Angiò aveva, la faccio breve perché la storia di questa sera è lunga e voglio parlare con le immagini. Però Renato d'Angiò viene in Italia, aveva molti possedimenti e viene a contatto con le famiglie dell'elite italiana, cioè i Medici, Cosimo de' Medici, Cosimo il Vecchio, e lo spinse con questo fervore culturale a tradurre i testi ermetici, il Corpus Hermeticum e tutto quello che vi viene in mente di segreto, di gnostico, apocrifo o le traduzioni che vengono dall'Oriente, dal Medio Oriente, tutti i testi proibiti. Quindi nasce un grande fermento culturale. Questo Renato d'Angiò è stato uno dei precursori, di quelli che hanno dato origine al primo Rinascimento, insieme a Cosimo e a tutte le famiglie italiane, le più importanti dell'elite. Vi ho detto i Medici, perché? Perché Firenze, da Firenze vedremo chi è partito da Firenze, da Leonardo, da Michelangelo, da Botticelli e tutti gli altri. Arriviamo al dunque. Questo Renato d'Angiò aveva capito che c'è un fiume sommerso, un fiume sapienziale sommerso, un insegnamento antico, nel segreto, che ha spinto per farlo entrare, penetrare nelle opere dei pittori. Cioè, da Renato d'Angiò, da Cosimo I de' Medici, l'arte cambia, diventa esoterica, cioè diventa il vero libro segreto del mondo. Quindi i libri sono importanti, ma possono venire bruciati, possono venire, si fanno i roghi, anche i roghi delle umanità, anche i roghi delle opere d'arte, ma le opere d'arte, se fatte in maniera simbolica, possono celare dietro al mito, dietro a una struttura narrativa, possono nascondere con la chiave di lettura dei messaggi in codice. Quindi, grazie a questo fiume sommerso esoterico che entra nei dipinti, la storia dell'arte cambia e nasce il Rinascimento. Quindi i Medici, gli Sforza, gli Estensi, i Gonzaga, pagano gli artisti, cominciano a pagare gli artisti di più, ad accogliere gli artisti più bravi, migliori, per fare riemergere questo fiume sotterraneo nelle loro opere. È qui che l'artista diventa un elemento ben pagato e facente parte dell'elite, perché questo è, viene fuori questo. Quindi andiamo a vedere, grazie a questo impulso che arriva a Ludovico il Moro, quindi parliamo degli Sforza, quindi andiamo velocemente a vedere cosa succede nel Cenacolo. Dicendo questo, vi faccio vedere che adesso sono io che manovro, quindi vado sul Cenacolo, in un dettaglio del Cenacolo, un dettaglio che tutti conosciamo, l'Oase doganato Dan Brown. Chi è quel personaggio femminile? Perché ormai è chiaro che quello è un personaggio femminile, per onestà intellettuale, chi potrei farvi un nome che tutti conoscete come critico d'arte, vi direbbe che quello è San Giovanni, quello non è la Maddalena. Queste sono sciocchezze per creduloni, per gente un po' semplice, per gente come me, insomma. Però osserviamo il lato esoterico. Osserviamo che quella Maddalena, che per questa qui è, secondo me, la Maddalena. Per quale motivo? Perché poi svegliamo anche che cosa c'è alla fine di questa serata
di segreto nel Cenacolo un'ipotesi rivoluzionaria che va a riprendersi con le puntate anche che sono venute fuori sul Cenacolo. Quindi se chi è apostolo c'è, quanti sono alla tavola e come mai i conti non tornano. Allora, secondo il mio punto di vista, la Maddalena è al tavolo dell'ultima cena. Quella è la Maddalena. È vestita con colori regali, i colori destinati a re, un re e una regina. Ma il grande inganno, questo qui, sapete, non è il fatto che Dan Brown abbia scritto e abbia venduto 80 milioni di copie. Il grande inganno è credere che uno scrittore possa fare una tale escalation a livello mondiale. Il grande inganno sta nel fatto che ce l'hanno voluto dire. Ci hanno voluto dire attraverso un romanzo, ma chi è che ce l'ha voluto dire? L'elite. Non c'è divertimento a fare. Chi è che fa uno scherzo e non rivela lo scherzo? L'autore fa uno scherzo e poi non lo dice che è stato lui. Non fa nemmeno ridere se non viene fuori l'autore dello scherzo. Non c'è merito. Allora, in questa storia c'è il fatto che questa Maddalena dichiara una provenienza, un'appartenenza radicata nella storia dell'uomo come non riusciamo nemmeno a immaginare. Maddalena, Maria di Magdala, Miriam di Magdala, perché questo è il suo nome, è la sposa di Gesù. Lo dicono i Vangeli apocrifi, lo dicono i Vangeli gnostici, lo dicono il Vangelo di Filippo, c'è anche il Vangelo di Maria Maddalena. Ma come? Ma ci sono i Vangeli canonici, ci sono i sinottici, che non dicono nulla. Cioè che la Maddalena addirittura è una prostituta. E allora, cos'è successo? Che la Chiesa ha messo in atto una campagna di, come dire, per infangare questa Maddalena e farla diventare una prostituta. È una prostituta, una figura secondaria. Esiste Miriam, Maria, la madre di Gesù. Quella è la Madonna. E la Maddalena è una figura che penitente, convertita, che Gesù salva dai demoni. Quindi una figura svilita e umiliata, degradata. Ha un rango del mestiere più antico del mondo. Questo è come è stata ridotta la donna dalla Chiesa. Perché nella Chiesa non ci sono sacerdotesse. Non ci sono, c'è il sacerdote, c'è il prete, c'è il vescovo, sì, ci sono le suore, le sorelle, che però non celebrano la messa, sono sottomesse. Maria di Magdala, storicamente, tanto notate una cosa, viene chiamata la prima apostola. E il primo apostolo chi era? Era San Giovanni. Primo apostolo San Giovanni, prima apostola la Maddalena. Di fianco alla Maddalena notate chi c'è, quell'uomo barbuto, minaccioso, è Pietro. Sappiamo che Pietro era un misogino, odiava le donne e odiava specialmente la Maddalena. Parliamo del primo Papa, quello che ha fondato la Chiesa. Quindi è minaccioso. Con la mano così, non è che vogliono dire guarda che parla, carezza, tocca. No, quello è un gesto minaccioso, come minaccioso è il volto di quest'uomo, che è Pietro, che sappiamo che era geloso della Maddalena, era geloso, invidioso del rapporto che aveva con Gesù. Questo viene fuori da molti Vangeli, ma anche da quelli canonici. Allora, se era geloso della Maddalena ed era ostile nei confronti della Maddalena, quello lì è San Giovanni? Perché è ostile anche con San Giovanni. Al di là che abbiamo gli occhi per vedere, nonostante il fatto che sia stato rovinato, deturpato, rifatto, ridipinto, rimane
l'essenza di questa donna, di questa Maddalena. Allora, ritorno un attimo in studio, perché passare a quello che voglio dire nella seconda opera. Adesso abbiamo rotto il fiato, stiamo entrando, io ho bisogno di un attimo di entrare nel vivo di questa, che sarà una conferenza questa sera, una conferenza di un certo tipo. La Maddalena era figlia di un sacerdote. La Maddalena è una figura che non è una prostituta, ma è una figura di alto lignaggio. È una figura che nel nome contiene già una provenienza che andiamo a scoprire. Quando Leonardo ha fatto questo dipinto, e vi prometto che alla fine di questa conferenza vi dirò un segreto sul numero degli apostoli che sono alla tavola, sul perché non, i conti non tornano, perché se c'è la Maddalena, dov'è San Giovanni? Sotto al tavolo, dietro, in un'altra stanza, lo scopriremo. Ma prima dobbiamo fare un percorso, perché questo cenacolo fece parlare, diventò mitico subito. Leonardo, come mise mano al cenacolo, chi ha visto il cenacolo, come era originariamente, è rimasto talmente sbalordito che è passato di bocca in bocca. Il passaparola ha fatto arrivare a Milano, in Santa Maria delle Grazie, una marea di artisti che andavano a copiare questa meraviglia, questo prodigio dell'essere umano. Lo andavano e lo copiavano, studiavano, e tutti, la voce arrivò a Firenze, perché Leonardo era fiorentino, arrivò in tutte le città d'arte, arrivò nelle corti, arrivò anche all'orecchio di Michelangelo Buonarroti. Michelangelo, oggi che è il 6 marzo, è il suo compleanno. Oggi nasceva Michelangelo. Quindi stiamo parlando nel giorno in cui nasceva Michelangelo. Il 6 marzo è la data in cui lui è venuto alla luce. Michelangelo Buonarroti era più giovane di 23 anni di Leonardo. Quindi Leonardo era già un uomo maturo, e Michelangelo era molto giovane, aveva poco più di 20 anni, e stava, appena Leonardo ha finito il cenacolo, ancora era fresco, Savonarola ancora fumava, non perché fumasse, ma perché gli avevano dato fuoco, perché è eretico. Allora, se sei eretico, ti impicchiamo o ti bruciamo vivo o ti mettiamo la mordacchia, perché Santa Romana Chiesa questo ha fatto. Era pericoloso essere eretici, era qualcosa che faceva rischiare la vita agli artisti. Leonardo ha rischiato grosso con questa Maddalena, ha rischiato la vita, un po' è scappato a Milano, un po' si dice: come mai Leonardo non ha, se era fiorentino e se era così vicino ai medici, non ha fatto nulla a Firenze, proprio perché era della famiglia. E allora uno della famiglia non ha voglia di lavorare per la famiglia. Detto questo, cosa succede a Firenze, anzi a Roma? Cos'è che fa Firenze di Fiorentino, Michelangelo? Cos'è che fa? Andiamo a vedere cos'è che fa. Subito appena finito il cenacolo, andiamo a vedere cos'è che fa Michelangelo Buonarroti. Fa questo. E allora, la Pietà, sappiamo, è del 1498, si trova a San Pietro. E cosa c'entra questo con la Maddalena? C'entra nulla. Guardiamo bene questa... meravigliosa figura femminile giovanissima. Secondo voi,
Ora, chi conosce la storia dell'arte saprà a memoria che Michelangelo si dovette giustificare, perché se questo che è Gesù, deposto dalla croce a 33 anni, questa qui è più giovane di questo, di lui, di Gesù, di Joshua ben Joseph. E allora, ma tu non sai che le donne, quando sono caste, vergini, non invecchiano? Oppure, citando Dante, disse che era la figlia del suo figlio. Attenzione, che quando Michelangelo, quando si cita Dante Alighieri, si cita un massone nel senso un appartenente a una elite, a società segrete, questo è. E si parla in codice. Quindi si difese anche una volta ormai maturo, ormai uomo anziano, che dettava la sua biografia, dettava la sua autobiografia a un suo amico, Ascanio Condivi, ancora si giustificava del fatto che questa Madonna era così giovane perché l'aveva idealizzata, sai, un'opera d'arte, e allora lui l'ha idealizzata perché è una forma che la verginità non corrompe la carne e quindi rimane bella e giovane. Ancora anziano aveva paura che lo distruggessero dopo la sua morte. Perché? Perché, allora, la teoria è questa, attenzione. Questi sono i due volti meravigliosi di questo prodigio del Buonarroti, di Buonarrota, di Michelangelo, con questo nome divino. Questo prodigio qui, questo volto un po' greco, un po' toscano, trentino, perché c'è di tutto, c'è un mix meraviglioso. Questo volto qui e questi panneggi, guardate, questi drappeggi sono di Leonardo da Vinci. Questi li ha disegnati Leonardo da Vinci. Guardate bene questi drappeggi. E guardiamo i panneggi di marmo di Michelangelo. Allora, c'è un'ispirazione leonardesca, c'è una citazione leonardesca da parte di Michelangelo, che non voleva essere da meno di un cenacolo che faceva parlare per questa Maddalena. Il committente di questo prodigio scultore, di questa statua, era un cardinale francese. E sappiamo che la Maddalena, secondo la tradizione, secondo la storia, sbarcò a Marsiglia, in Francia, si rifugiò in Francia dopo la deposizione di Cristo dalla croce, andò in Francia. E in Francia è venerata la Maddalena. E il cardinale francese, che gli commissiona per la cappella di Santa Petronilla, gli commissiona questo prodigio scultoreo, era un ambasciatore del re di Francia. È patrona la Maddalena, Santa Petronilla di Francia. Allora, la teoria è questa, che è più logico, più razionale, che questa sia la donna di Gesù. E qui mi tiro addosso le critiche di tutto l'ambiente accademico, di tutti quelli che hanno la loro forma mentis sulla Madonna, la Madonna della Pietà. Ma la Madonna è anche la Maddalena, perché Notre Dame in Francia, tutte le chiese gotiche francesi, le cattedrali, sono dedicate a Notre Dame, dovete sapere che sono dedicate a Nostra Signora della Croce, che è la Maddalena, e non Maria la madre di Gesù, ma la donna, la compagna di Gesù. Questo lo dovete sapere. Questa è una cosa che io dico come supposizione, come logica,
come osservazione, perché se Michelangelo l'ha fatta così giovane, così bella, un motivo c'è, ed è quello che vi ho appena detto. Ispirazione leonardesca, e qui siamo in un altro dipinto di Michelangelo, perché oggi non volevo inserire Michelangelo in questa serata, ma il suo compleanno, non potevo non dire delle cose, non potevo non farvi vedere delle cose, perché questo è una sacra famiglia. Allora dovete sapere questa cosa qui, che i parenti maschi di Gesù, cioè quali sono i parenti maschi? Il padre, cioè Giuseppe, Joseph, è sempre in secondo piano, alle spalle di Maria, anziano, troppo vecchio per essere il padre naturale di Gesù. Sappiamo che il concepimento della Madonna è avvenuto, è divino, quindi lei ha concepito vergine e quindi non è il padre biologico. Però Gesù era un discendente della stirpe di David da parte di padre. Era Giuseppe che discendeva dal ramo davidico. Quindi c'è qualcosa che spinge lontano. La Chiesa comincia a mettere in secondo piano questo Giuseppe, Joseph, e anche il fratello di Gesù, Giacomo, perché non se ne parla quasi mai. Però loro sono della stirpe di Davide. Loro danno il sangue, dovrebbero dare il sangue, sono il sangue diretto di Davide, e quindi il sangue di Gesù, che però non viene concepito da Giuseppe. Allora, perché non se ne parli, lo mettiamo sempre in secondo piano, a volte non c'è proprio, ma c'è la Madonna. C'è la Madonna che concepisce in maniera virginale e, attenzione, ora qui vi sconvolgerò, vi rovinerò questa immagine per sempre. Quindi vi dico già che si trova agli Uffizi, è la commissione di Agnolo Doni, un ricco commerciante, ricchissimo, che chiede questo dipinto, il tondo va nelle camere da letto, va nelle stanze sopra, insomma. È proprio una caratteristica dei tondi fiorentini. Ve lo rovinerò per sempre. E questo è per dimostrare che noi non vediamo o vediamo quello che sappiamo. Le parole modificano quello che vediamo. Abbiamo un San Giovannino qua lateralmente che guarda questo gruppo, non si capisce bene dove guardi, ma ha uno sguardo un pochino birichino, diciamo. Cosa ci fanno queste persone nude, completamente nude, alle spalle della Sacra Famiglia? Ma è un enigma. Quindi i testi di storia dell'arte vi dicono che sono popoli pagani, oppure non si sa bene, non c'è una descrizione logica di questo. Ma c'è una cosa che non vediamo, perché se troverete i grandi esegeti, i grandi critici che vi fanno notare questo andamento a spirale serpentinato e questi colori, l'abbiamo gli occhi, no? Vediamo i colori, vediamo l'andamento, la posa strana, vediamo i colori cangianti che cambiano, vediamo tante cose, ma non vediamo, per esempio, che c'è una cosa stranissima, che le braccia della Madonna sembrano quasi combaciare con quelle di Giuseppe alle sue spalle. A livello compositivo è un'anomalia. Se ci pensate, guardate questa cosa strana. Ma la cosa più strana, e qui giocherò di sponda, sapete che ogni tanto tiro cose fuori blasfeme, eretiche, erotiche e folli. Attenzione. Vi ricordo che questa immagine di questo Gesù bambino dallo sguardo ben poco benevolo, un pochino inquietante, con le mani sulla testa della madre, cosa fa Maria?
E che cosa significa questo? Perché Michelangelo fa questo? Credo non ci sia bisogno di dirvi che cosa vi può venire in mente, perché c'è addirittura una... c'è addirittura un gioco di chiaroscuri qui che fa pensare ad altro. Cos'è che fa? E Michelangelo ha già fatto questo, questa sorta di provocazione nella Cappella Sistina, dove c'è Eva e Adamo nel peccato originale. Allora, è folle, è blasfemo, è una denuncia, è traumatico, è qualcosa che riguarda la Chiesa? Siamo, ricordate, se abbiamo visto, chi ha visto la puntata su Caravaggio, l'ultima, potrebbe cogliere questo che vi sto suggerendo, insieme a questi nudi. Chi c'è alle spalle del, della Sacra Famiglia? Alle spalle della Sacra Famiglia, dietro la, la Sacra Famiglia, c'è la Chiesa. C'è il vizio. E sono tutti uomini, eh? E qui, per me, c'è una denuncia. Di cui nessuno, o nessuno, pochi si accorgono se non sanno questa cosa. Dal momento che si viene a conoscenza di questa cosa, non è più possibile non vederla. Il cervello funziona così. È così come andremo a vedere tante cose. Io penso che molte persone rimarranno scioccate e cercheranno di giustificare questa cosa dicendo ma sì, ma è solo un caso, che è una posa, ma sì, ma è nella nostra mente che siamo, tanto si viene dati, tacciati di essere pervertiti se noi pensiamo, vediamo questo. Ma questo è. Un pittore, prima di fare questo, fa dei disegni preparatori, fa degli studi, pattuisce un prezzo, dei tempi, e ci mette un personaggio come Michelangelo, Leonardo, Caravaggio, non lasciavano una pennellata al caso, non inventavano nulla che non fosse, che non avesse un senso. Allora, adesso vi porto in un altro territorio. È la Maddalena penitente di Caravaggio. Questa si trova alla Galleria Doria Panfili a Roma. È già... è qualcosa che osserviamo rapidamente, perché ho tantissime cose che vi voglio far vedere. Facciamo dei voli pindarici, dei salti, perché vogliamo andare a vedere tante cose. E questa, secondo gli storici, il Bellori o anche eminenti critici dell'arte moderni, questa è la prova che Caravaggio dipinge e contestualizza qualsiasi cosa. Questa sapete, dovreste sapere, ormai la cosa è nota, che Caravaggio dipingeva le prostitute, quindi dipingeva nelle sue, nelle Madonne, nelle sue figure femminili, aveva queste modelle che erano le prostitute. Questa è Anna Bianchini. Anna Bianchini era una prostituta amica di Caravaggio e modella, quindi osa Caravaggio. Osa follemente, perché era proibito, era stato sancito dal Concilio di Trento, e lo aveva sancito Carlo Borromeo, uno che conosceva bene Caravaggio, San Carlo, che era proibito dipingere nei dipinti di arte sacra, quindi questa è una Maddalena, personaggi realmente viventi, conosciuti, riconoscibili, era proibito. E le storie che dovevano essere dipinte dovevano essere chiare, semplici, senza doppi sensi, senza cose strane, senza simbolismi, dovevano essere di facile lettura. E Caravaggio risponde così, ma sempre, dopo vedrete delle cose folli, folli e geniali, eh? Caravaggio risponde con una Maddalena penitente che sembra dormire. Allora, per la legge dei neuroni specchio, noi guardiamo in maniera assopita questo dipinto, ci sentiamo
anche noi veniamo rapiti da questo sonno. Però ci sono i dettagli, e i dettagli fanno la differenza. I dettagli sono che questa Maddalena ha i capelli rossi. Ecco una caratteristica delle Maddalene. Hanno il capello rosso. Il capello rosso è di una stirpe particolare, di una genealogia particolare. Anche Gesù nel giudizio universale, Michelangelo lo fa con i capelli rossi. Il capello rosso è un motivo ricorrente, è il motivo sensuale, è il motivo della linea di sangue della Maddalena. Ha l'orecchio scoperto e anche arrossato. Ma come? Le Madonne vengono... La Madonna in genere viene dipinta capo coperto. Qui le Maddalene invece capo scoperto, capelli sciolti, capelli ramati, che sembra dormire. Però questa prostituta, Anna Bianchini, che incarna la Maddalena, veste dei paramenti sacerdotali, perché sono abiti damascati, sono abiti molto preziosi, molto belli. Attenzione, è incinta. Sapete, narra la storia che Maddalena fosse incinta di 3 mesi quando Gesù fu crocifisso. Questo fiocco rosa indica che è incinta. Sapete, il fiocco rosa, il fiocco azzurro, non sto a dirvi a che cosa può simboleggiare. Però questi paramenti sacri ci portano a osservare con più attenzione. Secondo i critici, Caravaggio ha dipinto questa donna, poi ha buttato in terra delle cianfrusaglie che aveva a caso e ha scritto: è una Maddalena. Le cianfrusaglie a caso sono l'olio, l'unguento dell'unzione, il balsamo di nardo. È un olio prezioso e costoso, costosissimo, con cui vengono unti re e sacerdoti. E Gesù. Gesù diventa il Cristo grazie all'unzione di questo unguento, ed è lei che compie questa unzione. Quindi la sacerdotessa ha un ruolo primario nel far diventare Gesù, Yeshua ben Joseph, il Cristo, il crisma dell'unzione. È un rituale. Addirittura è un rituale egiziano, antico. Ma qui ci sono delle cose, riprenderemo il balsamo di nardo, perché qui c'è la cosa più sconvolgente. Io quando l'ho vista sono quasi cascato dalla sedia, per un motivo, perché non l'avevo mai letta da nessuna parte. Allora, guardando l'orecchio scoperto, che comunque è un organo allusivo, arrossato, e questa persona che sembra dormire, sfinita dalla stanchezza, si sa, ma ha una lacrima qua, una piccolissima lacrima iperrealista. Questa lacrima indica che questa donna non sta dormendo, ma sta piangendo. Perché è incinta? E guardate qua cosa c'è nel paramento sacerdotale. Guardate cosa c'è qua. Caravaggio dipinge questo. Ve lo indico col cursore. Non c'è bisogno di scomodare i tarocchi per riconoscere una coppa. Dopo mi direte se la vedete o se è frutto di fantasia. Ma questo è un Graal. Cioè Caravaggio, non c'era Dan Brown. Dan Brown non aveva scritto il codice da Vinci. Come mai i pittori sapevano questa cosa? Questo fiume sotterraneo che riemerge nell'opera dei pittori, riemerge subito nel Cenacolo, grazie agli Sforza, ricordate Dan Gio, riemerge 100 anni dopo con Caravaggio. Questa è una coppa. La coppa è il sacro Graal. La coppa è il sacro contenitore, è il sacro femminino, è il sacro vaso carnale. Guardate dove si trova. Cioè, si trova dove si trova la coppa. Diciamo che si trova molto vicino al luogo dove
nascono i bambini. Quindi Caravaggio compie qualcosa, un miracolo, intanto tecnico, perché dipingere in questa maniera non è da tutti, a rendere la pesantezza di questi tessuti, la bellezza di questo damascato, che poi riprende, se avete visto, ricordate, andate a vedere il Narciso, dopo ve lo faccio vedere, ce l'ho alle mie spalle, il Narciso di Caravaggio ha proprio questo tipo di tessuto, anche il Narciso. Quindi non sono abiti a caso, sono abiti preziosi. E poi mette dei simboli, perché Caravaggio usa il simbolo, e con il simbolo puoi dire tutto. Quando non puoi dire le cose con le parole, usi le immagini. E vi indico col cursore, vedete qua, ci sono delle perle. La perla riguarda, quando c'è la perla si parla, la perla è nella conchiglia. La perla è la conoscenza, è la gnosi, quindi si sa che è una sacerdotessa. La perla viene dalla madre perla. La perla è simbolo venereo, di Venere. Andiamo alla stella Maris, andiamo... È una collana rotta. Quindi c'è una linea di sangue interrotta. C'è una sorta di denuncia di Caravaggio. Una collana rotta, che se guardate può formare una parola. Accennarla, attenzione, accennarla. Qual è? Una parola. E poi mette questo bellissimo color rame e questo, tutti questi dettagli meravigliosi. Guardate la coppa, ora non potete fare a meno di non vedere quella coppa, quel Graal, il San Real, il San Graal. Meraviglioso, qualcosa di pazzesco. Corro un po', vado avanti perché vi voglio far vedere altre cose. E onorare la figura della donna, della Maddalena. Onorarla vuol dire togliere questo fango che è stato gettato nei secoli e questo ruolo. Ecco, qui si vede meglio, è una immagine schiarita che è contenuta nel libro I segreti nascosti nelle opere d'arte, nel mio libro. È stata schiarita un po' per far vedere dei dettagli che altrimenti si perdono. La cura del dettaglio. Qui c'è la catena, una catena. La catena è sempre la collana che forma una catena. Quando c'è una catena c'è la fratellanza. Quindi questa linea di sangue segreta. Poi ci sono dei gemelli, delle perle, con dei fiocchi, dei nodi neri, sembrano degli om, sembrano di forma dell'infinito, sembrano delle G. È un linguaggio criptico che solo chi sa, chi ha la chiave di lettura, riesce a decodificare appieno. Ricordate, fate caso dopo a una cosa, a questa capigliatura rossa. Se avete visto il film di Scarlett Johansson, dedicato a Vermeer, dopo ci torniamo, vi faccio vedere alcune cose. Corro un po' perché ho bisogno di far vedere molte cose, godiamo delle immagini, le immagini sono impressioni, questa è bellezza, questa è storia, questa è scienza, la prima scienza è l'arte, la pittura, e quando la pittura vi dà questo, la pittura vi cambia. Perché voi potete raccontare quello che state vedendo alle persone, potete fargli vedere cose nuove. Quando voi fate notare una cosa che è sempre stata davanti agli occhi di tutti, ma non è mai stata vista, e riuscite a spiegargliela, voi cambiate quella persona. Vedrete quegli occhi diventare lucidi, oppure diventare più brillanti. Quello è un risveglio, un'attivazione. Quindi, se riuscite a ripetere, a far vedere alle persone con umiltà, col piacere, con l'entusiasmo che porta all'arte, al godimento dell'arte, voi aiutate quella persona. Perché dedicarsi all'arte vuol dire entrare nel mistero della vita, nella gnosi, cioè nella conoscenza sacra.
perché di questo parlano i dipinti. E Caravaggio qui fa la cena in Emmaus. La cena in Emmaus, questo è Gesù, attenzione, seguitemi bene, questo è Gesù nella cena in Emmaus, che sarebbe la vera ultima cena. Cioè la cena che avviene dopo la crocifissione, dopo la morte di Gesù. Avviene, è un fatto che è trattato nei Vangeli, nel Vangelo di Luca. Ci sono due apostoli, non si sa chi siano, non vengono citati i nomi, che passeggiano verso Gerusalemme, camminano e si lamentano del fatto che Gesù è morto e non è risuscitato. E non sono rimasti un po' delusi dal loro maestro, dal loro rabbino. Mentre parlano di questo, incontrano un viandante che lo scambiano per un mendicante. Questo avviene a 12 chilometri da Gerusalemme, cioè vicini a Emmaus, questa cittadina. Incontrano questo personaggio che gli si mette a parlare e loro vengono colpiti, non sanno perché, da questo... Non riconoscono Gesù, non lo riconoscono. È Gesù che gli appare dopo la crocifissione, dopo la morte, e nel parlare vengono colpiti dal suo eloquio e lo invitano a mangiare in un'osteria. E questa è la vera ultima cena. Cena in Emmaus si chiama, Emmaus la cittadina. Ora notate velocemente, guardate che roba folle anche questa. Gesù, notate Gesù. È Gesù? Labbra carnose, senza barba, capelli ramati, boccoli, mani, guardate questa mano e questa manina e guardate questa. Cioè mani sottili, non proprio da uomo, senza barba. Non è una bella donna, secondo i canoni attuali, ma questa è una donna. Cioè lui riesce a fare una... Il committente, vi dico già che era un potente massone, banchiere, Ciriaco Mattei, uno che voleva cose esoteriche, dichiarate, le voleva così. Voleva questo tipo di... Quindi lui ha calcato la mano. Esoteriche le voleva... che parlassero di questa tradizione segreta. Guardate bene, abito rosso, questo è l'abito scarlatto, l'abito della sacerdotessa. Le donne scarlatte erano sacerdotesse, senza scomodare Aleister Crowley, che parla di rituali, parla di cose che, diciamo, moderne, relativamente moderne. Qui andiamo nella vera donna scarlatta, più antica, una sacerdotessa. E sapete che Maddalena, nella tradizione, viene vestita di rosso, con la mantella rossa, o di rosso? Come il grado di cardinale, perché la Maddalena era una sacerdotessa equivalente al grado di vescovo anziano e vestiva come i porporati. Questa era una cosa che non andava giù alla chiesa, che la Maddalena potesse essere raffigurata con questi abiti, perché le donne non le ha mai volute sull'altare. Questo è un altare, eh? Non le hanno mai volute a celebrare messa, non le hanno mai volute come sacerdotesse, perché hanno un piccolo difetto, rimangono incinte, fanno i figli, quindi hanno degli eredi che erediteranno i loro beni, le ricchezze della Chiesa, e hanno un carattere che non si sposa con la misoginia di Pietro e anche di Paolo. San Pietro e San Paolo non amavano le donne. Fuori dalle scatole le donne. Ambiente maschilista, misogino e a dir poco
Torniamo un attimo su questo. Ma qualcuno dice, ma no, non è una donna. Ora c'è un'altra cena in Emmaus, ed è la cena in Emmaus che è a Brera. Questa si trova alla National Gallery, a Londra. Quella che è a Brera, non l'ho proposta questa sera, ma la cercate, c'è in Emmaus Caravaggio, e andate a vedere come lo ha dipinto 6-7 anni dopo. Lo ha dipinto con la barba, è completamente diverso da questo. Sembra un attore hollywoodiano, sembra un... Questa è questo. Questo è un disegno giovanile attribuito a Caravaggio, cioè si trova nella Fondazione Peterzano a Milano. Questo è un modello di disegno di studio giovanile di Caravaggio. Guardate se non è lo stesso soggetto a cui si è ispirato. Ma questa è una donna. E questa è una donna. Poi la vogliamo chiamare androgeno, vogliamo scomodare l'alchimia, scomodiamola. Ma questa è una donna. Quindi, labbra rosse, tumide, carnose, e capelli ramati, che sono la firma della Maddalena, vestita di rosso e bianco, che addirittura danno in origine, rosso e bianco non sono casuali, rosso e bianco danno il rosa, quindi entriamo nel rosa, nella simbologia della rosa, di Caravaggio, più pesante, ma attenzione, l'altra meraviglia, l'immagine non è in altissima risoluzione, però si vede, qui ci sono delle cose simboliche, perché chi dice che Caravaggio è il pittore del reale si perde il Caravaggio simbolista, il Caravaggio che usa l'allegoria, la metafora, l'enigma. E questa cesta riporta agli stessi frutti del Cantico dei Cantici, gli stessi frutti che sono attribuiti al canto di Salomone, in cui parla della sposa, cioè questa, voi andate a cercare il Cantico dei Cantici attribuito a Salomone e troverete un racconto amoroso di un erotismo, di una passionalità, è nella Bibbia, di una altezza, di una profondità meravigliosa. E questi sono i frutti. Quindi c'è una citazione al Cantico dei Cantici, quindi all'amore, all'atto amoroso fra l'uomo e la donna, addirittura fra lo sposo e la sposa. Ma è in bilico e sta per cadere dalla tavola. Questo si sta per alzare, è seduto su una sedia che viene chiamata la Savonarola. La Savonarola è una sedia ecclesiastica, è una sedia per dei prelati. Quindi questo qui dovrebbe essere, secondo le supposizioni, potrebbe essere San Pietro, il primo papa, quello che diventerà poi il primo papa. Ancora era un apostolo. Col gomito strappato, vestito di stracci, ma con una strana posa, un gesto, una stizza, si sta alzando violentemente da questa sedia. E anche l'altro chi è? L'altro, guardate il profilo semitico, questo è proprio il naso semitico, il volto di quello che potrebbe essere San Giacomo, Santiago di Compostela, Santiago, San Giacomo, la conchiglia del pellegrino, il nodo, questo nodo del panno ebraico, questo nodo che indica i segreti, e questa, qui c'è un'anomalia ottica, vi faccio notare questa cosa che ora c'entra poco, però guardate questa mano che è quella più vicina a noi, la mano di destra, e quest'altra mano che invece prospetticamente dovrebbe essere molto più lontana di questa. Questa è più grande e questa è più piccola. Qui probabilmente c'è una distorsione ottica dovuta agli strumenti ottici che usava Caravaggio, cioè la camera oscura. Quindi ci può essere una distorsione ottica dovuta a questo tipo di... se ora che lo sapete, che lo sappiamo, questa mano diventa sproporzionata in maniera esagerata. E si vede solo questa, eh? Come cambia il modo di vedere. E torniamo a quello che c'è alla tavola, perché rapidamente, guardate qua,
c'è una coda di pesce. Cosa c'entra nell'ombra una coda di pesce? C'è un richiamo a Oannes, c'è un richiamo agli uomini pesce, ma il pesce è anche altro, eh? Il pesce o pesce. E c'è un grande uccello, scusate, si chiama così, è un grande uccello. Allora, questo grande uccello in mezzo alla tavola, secondo l'iconografia, gli storici, questo è il fagiano. È un fagiano simbolo di immortalità. Peccato che questo fagiano sia cotto, sia arrosto. Quindi come simbolo di immortalità non ci siamo granché. Quindi prima di dire delle... Questo molto probabilmente, se siete pratici di uccelli, questo è una faraona. Quindi gioca addirittura, non gli basta mettere la Maddalena, la sacerdotessa scarlatta, ma cita la faraona. La faraona e il faraone, sapete, vengono dall'Egitto, come tutta questa storia ha origini egiziane. Quindi questo non è un dipinto, questo è un trattato esoterico che da questo altare, da questa simbologia, c'è l'acqua, il vino... E dite, per forza, è una cena, ma guardate il damascato che c'è sulla tovaglia. Damasco è sempre un luogo iniziatico. I decori, tutto. Caravaggio non spendeva una pennellata in più, eh? Quando ci sono hanno un senso. Ma c'è una particolarità. L'oste... sembra ostile, sembra, io conosco tante persone, quando gli spiego, parlo dei quadri e fanno questa faccia, ma non capire, ma che cosa stai dicendo? Lui parla, lui si spiega e c'è una reazione emotiva di scatto, questo apre le braccia, sembra quasi scandalizzato, succede qualcosa e succede questo, che la storia di questa ultima cena, di questa cena in Emmaus, finisce con Gesù che scompare mentre parla, mentre si spiega con gli apostoli di fronte all'oste, scompare come può fare un mago. Quindi questo è nel Vangelo. Guardate bene questa donna, perché ci servirà nei prossimi dipinti. Eccoci sempre Caravaggio, perché Caravaggio, sapete, per ricollegarci alla puntata precedente, forse non sono stato abbastanza chiaro nel dire che Caravaggio è stato ucciso, assassinato, è stato ucciso, assassinato con il tacito assenso della curia romana, del Papa, della Chiesa, è stato ucciso, non è morto di malaria a Porto Ercole. Queste sono le cavolate che vi raccontano i critici, la storia ufficiale. Caravaggio è morto assassinato e ci sono le tracce, ci sono le lettere degli amici, ci sono le lettere di committenti, sono state trovate le lettere nell'archivio Vaticano in cui Vincenzo Pacelli ha scoperto queste epistole, queste lettere, questa corrispondenza fra dei cardinali, fra dei prelati e i cardinali, il Papa, in cui dicevano di questa congiura, questa crudel congiura avvenuta nei confronti di Caravaggio. Caravaggio è stato ucciso e lo sanno tutti. Però la storia ufficiale dice un'altra cosa, quindi morto a Porto Ercole scappando 112 km a piedi di luglio con la malaria, muore di malaria, braccato dai cavalieri di Malta, cavalieri di San Giovanni, cavalieri guerrieri, cavalieri che adoravano la Maddalena. Cavalieri templari che adoravano la Maddalena. E questa è Santa Caterina d'Alessandria. Attenzione, Santa Caterina d'Alessandria, questo il committente, chi glielo chiede una Santa Caterina d'Alessandria? Il committente è una santa, glielo chiede il solito cardinale francese di origine, anche questo, francese. Francesco Maria del Monte Bourbon, cardinale ambasciatore dei Medici a Roma, e chiede a Caravaggio tanti bellissimi dipinti. E cristiani non sono, cioè non c'è l'iconografia cattolica.
Voi direte, ma Caravaggio ha fatto presto, ha fatto un'aureola e poi ha messo una prostituta nei panni di Santa Caterina d'Alessandria. Santa Caterina d'Alessandria è una santa molto particolare. È una principessa, figlia di re. Viene da Alessandria. Alessandria è quel luogo in cui c'era la biblioteca alessandrina, quella bruciata, tutte conoscenze secolari bruciate da un rogo infinito, ma usa una modella particolare, usa una modella che il cardinale conosceva molto bene, Filli de Melandroni. Allora, le prostitute di Caravaggio, amiche prostitute di Caravaggio e modelle, erano tre. Anna Bianchini, l'abbiamo vista, ha interpretato prima la Maddalena penitente, poi ha fatto anche La morte della Vergine, e ha fatto anche un altro dipinto che vediamo fra poco. E questa è Filli de Melandroni, una prostituta che impersona Santa Caterina d'Alessandria. Una santa, guardate la bellezza di questa santa, a cui si affretta a mettere l'aureola, come dire, attenzione, sono santa, però guardate la posa, la mano sull'elsa, la mano, le dita sulla spada. Intanto la spada, alto lignaggio, nobiltà, intelligenza, la lama. Lama suggerisce la lama dei tarocchi, ma suggerisce l'elemento fallico, come questo. Vestita anche questa con abiti rituali, sacerdotali, ricchi, cuscino rosso damascato, velluto, maniche di camicia, ma un bellissimo vestito decorato. Capelli sciolti. Bellissima, Filli de Melandroni. Guarda ammiccante, quindi come fa a essere una santa? Era una... anzi, il cardinale era un cliente di questa santa. Nelle sue stanze private questo era l'elemento che voleva. Una Santa Caterina in cui c'è tutto, c'è l'elemento del martirio, quindi come facciamo a non pensare che questa sia effettivamente la santa? C'è la frusta di foglie di palma, quindi c'è un elemento che è quasi sadomaso, l'elemento del martirio, ma la ruota con cui viene martirizzata, poi verrà decapitata, è questa. C'è sempre questa bellezza della decapitazione. Però c'è un'allusione. Quando trovate un elemento di questo tipo, quando trovate una ruota, trovate la rota, che vuol dire, diventa un anagramma magico, rota, tora, ator. Viene fuori un elemento esoterico che ha un richiamo all'ebraismo, tutto è intriso di ebraismo e di simbologia massonica. Questo è una bellissima principessa che verrà torturata. La storia è terrificante di questa principessa. Una principessa che voleva essere abusata da un re, non ha ceduto, ha voluto non cedere alle avance, è stata torturata, uccisa, decapitata, insomma. Questa è la fine che fanno le donne, le sante della Chiesa. Attenzione. Qui andiamo su un altro livello. Siamo sempre su Caravaggio. Caravaggio, la Madonna di Lourdes viene chiamata, la Madonna dei Pellegrini. La Madonna dei Pellegrini si trova nella Chiesa di Sant'Agostino a Roma. E qui vedete subito piedi sporchi, i terettani, i pellegrini insudiciati, e quindi questo Caravaggio era proprio, guardate l'inganno, questo Caravaggio era proprio uno che è scandaloso, dei piedacci sporchi in primo piano, e lei ha i piedi nudi, belli, sensuali, sinuosi come la posa. Questo è un brano particolare,
Perché sì, la Madonna accoglie i pellegrini, ma ci abbiamo due segreti, anzi ne abbiamo tanti, e su cui sorvoliamo rapidamente. Centrale al dipinto c'è questa colonna, che non è una colonna ma è uno stipite. Lo stipite centrale parla di... Lo stipite è un elemento classico, portante, della tradizione ebraica, della mistica ebraica. È la mesusà. Ed è lo stipite, corrisponde poi allo stipite, in cui viene, lei accenna col capo e l'ombra battuta su questo stipite, che è centrale al dipinto. Lo stipite parla di capostipite, parla di un elemento in cui veniva appeso un particolare ciondolo che con dentro rituale degli ebrei, dove c'è, è una cosa che, per spiegarla in termini esoterici, è come il ricordo di sé. Questo ciondolo ricorda a noi di ricordarci di noi. È un atto di presenza. Ricordate che tutte, la maggior parte dei riti di presenza vengono dalla tradizione della Kabbala ebraica. E quando noi facciamo i rituali di presenza, mettiamo in pratica gli insegnamenti di questo tipo. La leggenda vuole che questa Madonna di Lourdes volasse con la sua casa, sapete la storia. Lui non la fa volare, ma la fa leggera, la fa con queste gambe incrociate e questo bambinone esagerato grande. Qui c'è un segreto che adesso ci vorrebbe una puntata solo per parlarne, ma diventa un sofismo che, di cui adesso non è fine al nostro racconto. Ma una cosa importante, con questi piedi incrociati lei indica un elemento architettonico. Quando si parla di elementi architettonici, che Caravaggio non ne disegna quasi mai, solo quando sono fini al racconto. Quindi abbiamo questo stipite enorme, questa enorme pietra di basamento. Questa enorme pietra di basamento richiama una pietra particolare, la pietra di Giacobbe, perché parla, questo è il linguaggio dell'ebraismo, quindi ci inganna coi piedi sporchi. Quindi questo è un ignorante, Caravaggio, è venuto per distruggere la pittura. E poi ha delle raffinatezze culturali enormi. E questa pietra è la Stone of Stone, la pietra dell'incoronazione, dove vengono incoronati i re. È la pietra ebraica, la pietra di Giacobbe. Questo è. È quella pietra che è incastonata sotto la sedia di legno di quercia, con le zampe leonine, in cui è stato incoronato Re Carlo d'Inghilterra poco tempo fa. E dove è stata incoronata Elisabetta? È la pietra dove incoronano i re. Ma c'è un segreto, adesso ve lo svelo, dal prossimo dipinto ve lo svelo, perché questa è la stessa modella che interpreta la Madonna. Attenzione, notate il colore dell'abito, eh? C'è un bel rosso, un rosso aranciato, un vermiglione. Quindi un colore strano per la Madonna. La modella che impersona questa bellissima Madonna dal décolleté generoso, dal viso sicuro e per nulla spaventato, quasi divertita dal serpente. Non è impaurita dal serpente. Allora, questa Madonna è la Madonna dei Palafrenieri, o detta Madonna della Serpe, ed era stata commissionata dall'Arciconfraternita dei Palafrenieri, una confraternita, quando parliamo di confraternite parliamo sempre di quello, Confraternita indica una fratellanza, indica sempre un qualcosa di sotterraneo, di segreto. Comunque la confraternita dei Palafrenieri è una confraternita potente, quella degli staglieri papali, cioè quelli che curavano quei meravigliosi destrieri che portavano in giro i cardinali, i vescovi, il papa, le carrozze papali, coi paramenti, sono animali meravigliosi. I palafrenieri sono una confraternita potente e la loro patrona è Sant'Anna. Sant'Anna è la madre di Maria.
stranamente questa Sant'Anna, Sant'Anna in ebraico, Anna in ebraico vuol dire grazia. Allora notate, Caravaggio, con che grazia dipinge questa Sant'Anna. Questa non è proprio la grazia. La mette qua, che guarda un po' in disparte, molto alta. Guarda questa scena, così, quasi schifata, quasi infastidita, ma niente di che. L'arciconfraternita rifiuta il quadro. Rifiuta il quadro. Perché? Caravaggio inserisce delle cose. Intanto l'abito scarlatto. Vi faccio pensare a una cosa. Attualmente abbiamo Hollywood, ho detto tante volte, che prende come esempio tutta la simbologia che viene dal passato di questa elite. Pensate a Scarlett Johansson. L'ho nominata prima. Scarlett, scarlatta. Johansson, Johansson. Giovanni, figlia di Giovanni. C'è una citazione massonica nel nome. C'è una dichiarazione di appartenenza. E c'è comunque, anche lei appartiene a una stirpe. Tanto per dirvi, butto là ogni tanto. Questa Madonna, sotto l'abito di questa Madonna, c'è la prostituta, quella di Santa Caterina d'Alessandria. E questa si chiama Lena Antonietti. Qual è il segreto di questo dipinto? Allora, Lena Antonietti è il diminutivo di Maddalena. Quindi c'è un gioco di parole, oltre che prostituta, si chiama Maddalena. Quindi Caravaggio osa, mettendo intanto un bambino stranamente grande e stranamente nudo, come fa spesso, che pesta un serpente che si chiama il Cervone, viene chiamato Cervone, è come un biscione, che forma, è un cervone. Cervone sembra un gioco ebraico per prendere in giro l'unico assente di questo dipinto, sai, il cardinale rideva, no? C'è uno che manca nella Sacra Famiglia, chi sarà? Quello vecchio, calvo, anziano, distratto, assonnato, che sembra essere sempre per sbaglio nella Sacra Famiglia, cioè Giuseppe, Joseph, non c'è. Ma c'è un Cervone. Se voi andate a vedere il Cervone, ora non vi sto a dire perché Cervone, Joseph, questo è umorismo ebraico. E poi una Madonna che si chiama realmente Maddalena, ma che è talmente riconoscibile, e la conoscevano tutti i cardinali, perché questa lavorava parecchio con loro. È stata rifiutata non perché Caravaggio sbaglia la composizione, è stata rifiutata talmente tanto dai palafrenieri che l'ha comprata un cardinale, Scipione Borghese, a più del prezzo pattuito che era già stato pagato dai palafrenieri. I palafrenieri pagano 75 scudi e Scipione Borghese ne paga 100. Cioè, quando rifiuti capita, noi poveri pittori, ti rifiutano un'opera e poi la svendi perché non sai più a chi darla. Caravaggio gli rifiutano l'opera e la vende a prezzo maggiorato. Questa è la storia dell'arte che racconta le cose, ma raccontatele come sono. Quando ti rifiutano un lavoro non lo vendi al doppio, oppure ne fai tre copie simili, vuol dire che hai successo, che sei bravo, che sei eccezionalmente folle, perché qui sono riconoscibili, anche il figlio è riconoscibile, Paolo. Quindi non è Gesù. Hanno scoperto che questa si chiama Maddalena e che questo bambino non è Gesù e che questo abito rosso è l'abito scarlatto e che questo seno prosperoso è, insomma, alla faccia del Maddalena. Quindi anche nel dipinto precedente era una Maddalena. E questi cardinali non si facevano mancare nulla, proprio nulla. Pensate avere in casa un dipinto, in casa, nei palazzi, un dipinto che sapete, questa, riconoscete la donna, la meretrice, la
la professione, la escort, chiamiamola col suo nome, o la donna di piacere, che la conoscevano sia vestita che svestita. Era un bel parlare, era il loro internet, era la loro rete, perché loro erano pescatori di uomini, ma anche, insomma. Marta e Maddalena, questa è Marta che converte Maddalena. Marta converte Maddalena è sempre Caravaggio. Ora ditemi voi, Marta che converte Maddalena è un passo del Vangelo. Ora, si fa fatica a pensare che questo sia Marta e Maddalena nel passo evangelico. Il titolo non combacia quasi mai con quello che vediamo. Il titolo è un pretesto, perché il titolo ci marchia, sigilla il quadro e condiziona la percezione di quello che abbiamo davanti. Questo è un dipinto che il sotto cardinale di origine francese, invia i medici, ai potenti banchieri fiorentini, appartenenti all'elite. Se avete visto le puntate precedenti, avete visto questa cosa, ormai lo sapete chi erano i medici. Allora, questo dipinto è ermetico, è incinta. Guardate il ventre prominente, è incinta. E la cinta indica che è incinta. Ed è gialla, quindi è una gravidanza di sangue ebraico. Il fiore sul petto è un fiore d'arancio. Il fiore d'arancio è la mala medica, suggerisce l'appartenenza ai medici. Quindi questo dipinto è un pretesto. Questo, voi pensate, considerate che state guardando un dipinto che con la chiave di lettura, chi lo riceve, avendo la chiave di lettura, riesce a decodificare. Ma chi non ha la chiave di lettura non sa cosa sta guardando, perché i critici, gli storici dell'arte ci dicono questo, che Marta elenca a Maddalena i suoi doveri, la converte perché lei è dedita al vizio, alla vanità. Ci sono gli strumenti della vanità, gli oggetti della vanità, cioè il trucco, il pettine, lo specchio. Allora osserviamo un attimo una cosa. Colori, colori bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Vengono dalla Francia, sono di una potente confraternita massonica. E quando dico massonica non è quella del 1717, è quella per indicare una gilda massonica, cioè una appartenenza segreta. Questo è il fiume sommerso che riemerge nei dipinti. La sorgente che si inabissa e che torna fuori nei dipinti, perché Renato d'Angiò ha dato il là ai Medici, agli Estensi, ai Gonzaga, agli Sforza, perché i pittori omaggiassero questa appartenenza. E questo è il risultato di Caravaggio, perché ci sono sempre i Medici dietro. E il risultato di Caravaggio dice, attenzione, guardate la chiave di lettura, una chiave spuntata perché non è decodificato, però vi fa capire che quello che vediamo con la chiave di lettura cambia. La cipria è l'elemento della vanità, a parte la stranezza di questo essere che esce da questa ciotola, ma la cipria indica un'isola, perché questo è come un'isola in mezzo al mare, ed è Cipro. Cipro è un'isola potentissima, come Malta, come altre isole sparse in questo mare, che fanno da approdo, da scalo, come la Sardegna fece da scalo alla Maddalena quando andò in Francia, e c'è l'isola della Maddalena. E questo Cipro, Cipria indica Cipro, c'è il trucco in questo quadro, c'è l'inganno ebraico, c'è il pettine. Quando è che si rompono i denti al pettine? Quando vengono i nodi. I capelli, guardate i capelli di questa Marta, che è Anna Bianchini, e guardate, la nostra Fide Melandroni.
Marta e Maddalena, capelli ramati, rossi, quindi sempre la solita appartenenza, la solita genetica, la solita genealogia, la stirpe, la concatenazione di tutto quello che possiamo mettere insieme, bianco, rosso, verde, non sono fede, speranza e carità, ma è una bandiera. E poi abbiamo una cosa che non può passare inosservata. Le mani, manà in ebraico, le mani, manà indicano il contare. Il contare, si conta sì la genealogia, si contano gli avi, ma si contano i soldi. Questi sono dipinti che vanno in mano a banchieri. E il gesto potrebbe voler dire anche altro, di queste mani. Però si contano i soldi e si conta, contare è proprio un processo, un procedimento cabalistico. Se vi ricordate gli anni passati, sappiamo che ci sono stati anni in cui i numeri, abbiamo dato i numeri, e non dico altro. Questo specchio, osserviamo velocemente questa mano bellissima con una posa strana, posa ambigua, uno specchio molto prezioso, lavorato, convesso, di ossidiana, di pietra nera, una black rock, una pietra nera. Questo viene chiamato occhio di strega in Francia ed è un talismano, uno specchio talismanico, serve a proteggere le famiglie dei banchieri e serve a indicare, è sempre una ruota e quando c'è la ruota c'è una formula magica, ruota, Torah, Ator, eccetera, eccetera. È un richiamo alla magia. Questo interessava ai medici, questo interessava a Scipione Borghese, a Francesco Maria del Monte, a tutti i cardinali, ai papi, la magia. E la volevano praticare loro. Era proibita a tutti, ma la volevano praticare loro. Questo è uno specchio magico. E questo è un dipinto magico, con richiami infiniti in ogni dettaglio. Ci sarebbero immagini in altissima risoluzione in cui si vedono questi decori, queste linee di sangue, questi abiti ramati col colore del rame, con questi capelli intrecciati, con queste catene di fratellanza. Queste sono due sorelle, quindi sono filiali a Cipro, banche, non lo sapremo mai, però non è Marta che rimprovera Maddalena. Qui arriviamo, facciamo un volo pindarico, arriviamo in un luogo magico, anche questo, la Cappella San Severo a Napoli. Questa è una statua meravigliosa, alchemica, che si chiama La Pudicizia Velata. È un'opera che si trova in quella famosa Cappella San Severo in cui c'è il Cristo velato. C'è la pudicizia, il Cristo velato e anche altre opere alchemiche stranissime, le macchine anatomiche, è uno scrigno di tesori. Ma parliamo della pudicizia velata, che è una scultura, un prodigio di Corrado, di Antonio Corradini. Antonio Corradini, che crea questa scultura. Guardate il contrapposto, perché facciamo la pudicizia? Ma cosa c'è di pudico in questa statua? È sensuale, è velata. La Cappella San Severo sorge su un antico tempio di Iside. Sappiamo che Iside è quella dea madre, quella dea della fertilità, quella dea, infatti, questa statua è dedicata alla madre del principe Raimondo di Sangro, cioè il principe di San Severo, il proprietario di questa chiesa, di questa cappella. Un principe massone dichiarato, un principe che dette origine all'ordine della Rosa Magna, era un maestro massone, era un alchimista, e dedica questa statua a sua madre e gli mette in mano a questa statua, in questo grembo, delle rose. Pensate, il rosario viene da rosa,
che sono tante rose sul grembo, da una mano all'altra, come nelle Venere botticelliane, come nella primavera del Botticelli, la primavera in mano, mette le mani, affonda le mani nelle rose. La rosa è simbolo di tutto quello che può venire in mente, femminino, simbolo mariano, simbolo di Israele, e quindi simbolo di tantissime cose, della perfezione del mondo, del sangue soprattutto. Infatti Raimondo di Sangro è il sangue. Il sangue viene onorato, però stranamente questa Iside, questa pudicizia velata, guardate cosa c'ha ai piedi. Sembra un contenitore dell'unguento, quell'unguento sacro, quell'unguento, quel balsamo di nardo, che ha un nome particolare, ma non è, non può essere, perché è la pudicizia, non è la Maddalena questa. Addirittura diventa la verità velata. La verità velata ha anche questo nome. Guardate questa particolarità della lapide. Una lapide spezzata, una lapide che tiene un frammento da una parte, e questa lapide con queste iscrizioni che sono il logos, che parlano di loggia. Quindi un frammento, se non hai il frammento non riesci a leggere cosa c'è scritto. È un pezzo mancante, una rottura, qualcosa, un significato ermetico. Andiamo a vedere il significato ermetico. Perché questa scultura, che pudicizia, ora vi invito a dire pudicizia, guarda che meraviglia, di i maschietti qui di pudico vedono ben poco. È velato, ma provocante, sensuale, meraviglioso, virtuosistico. Ma c'è un segreto, come sempre. Il basamento non viene mai preso in considerazione. Il basamento di una statua, lo dice la parola, è quello che sostiene la statua, è il basamento, è la base. E nella base c'è questo. Sotto a quella coppa, a quel contenitore di unguento, abbiamo Maddalena e Gesù. È un brano che viene chiamato Gesù ortolano, Gesù giardiniere. La Maddalena in ginocchio di fronte a Gesù. Gesù ha una vanga, che ha una V. Ricordate, poi parliamo della simbologia, la V che è nel cenacolo, che è il sacro femminino, ma questa V è una V del sacro maschile, perché il Gesù ortolano pianta il suo seme e che dà origine a questo albero genealogico, questo albero che è la discendenza di Gesù. Quindi abbiamo molti segreti in ogni opera d'arte che noi vediamo. Ora, vi faccio una carrellata di immagini. Questa è l'immagine che ho preso come... Io l'ho vista dal vero, in una mostra dedicata alla Maddalena, ed è una immagine di Cagnacci, Guido Cagnacci. Cagnacci è un brutto cognome, ma non era affatto un cagnaccio a dipingere. Questa è una sensualità meravigliosa, quasi un abbandono estatico, ma tutte le Maddalene hanno questa caratteristica di espiare il peccato. Sono penitenti. La Maddalena viene punita, deve espiare i peccati. Eppure la figura principale di fianco a Gesù. Cioè la figura più importante, la figura più bella, la figura che la prima apostola, venerata dai domenicani, venerata dai cistercensi, dai francescani, venerata dai templari, eppure in segreto, nel segreto, il fiume sotterraneo che non dobbiamo sapere. Noi non dobbiamo venerare la Maddalena, dobbiamo venerare la Madonna, la mamma di Gesù, quella vergine, non quella che faceva l'amore con Gesù, non quella che si baciava in bocca con Gesù, come diceva il Vangelo di Filippo, e che parla del cantico dei cantici, dell'amore sensuale, dell'amore
carnale fra uomo e donna, come è giusto che sia fra un rabbino e la sua sposa, che è la sua casa, che è la sua moglie, la sua donna, e che devono avere figli. Se no, questo rabbino non è un rabbino. Questa è una grande menzogna che la Chiesa deve vergognarsi di aver seppellito, di aver umiliato le donne per non aver reso omaggio alla donna che l'elite venera in segreto. La Dea Madre, la che dà, è l'unica che dà il gene, che passa il gene del sangue. Si è nobili, si porta il sangue, è la madre che dà questa la vitale, non è il padre. E quindi è più importante. E qui c'ha il teschio nelle mani, perché se per qua io ho visto una volta una performance di Marina Abramovic, vi invito a soffermarvi sul cognome. Marina Abramovic si percuoteva sul petto nuda, lei nuda su una video art, si percuoteva ossessivamente, facciamo un rituale, questo ero alla Biennale di Firenze del 2009 dove io partecipavo come artista, e vidi la performance di Marina Abramovic. E sembra questa immagine qui, col teschio nelle mani. Il teschio è un caput mortum, una testa di morto. Di chi è questa testa e perché? Vedete, il teschio è un memento mori, sono tutte citazioni massoniche. Ma la caducità della vita, no. Ha un chiaro significato, è una testa. Questa è de Latour, Georges de Latour. Georges de Latour, pittore francese che spesso dipinge la Maddalena. Maddalena vuol dire, Maddalena in ebraico significa torre. Miriam di Magdala vuol dire Maria della torre. La torre addirittura Magdaleder, la torre di vedetta del gregge. E la Disney, nella Sirenetta, mette la Maddalena. Guardate la Sirenetta che capelli ha. Ariel. Ari, il leone, la stirpe di Giuda. Ari, in ebraico. Quindi la candela che arde, la luce, lei viene chiamata illuminata, nelle sette massoniche viene chiamata l'illuminata. Quindi la Maddalena sanno chi è. La Maddalena non è solo... Come mai è sempre nuda la Maddalena? Si copre coi capelli? Questa che abbiamo visto è di Tiziano, questa di Hayez, Francesco Hayez, padre francese, sempre Hayez. Piero della Francesca, abito rosso, abito verde sotto, fertilità, incinta, Piero della Francesca, questa è Arezzo. E manto, mantello rosso. Con in mano questo balsamo di nardo. Ora arriviamo al dunque, arriviamo a vedere delle cose insieme. Arriviamo quasi alla conclusione. Scusate, vi avrò ubriacato girando con queste immagini. Vi chiedo scusa, ma vi voglio dire alcune cose ora. Scusa, bevo un goccio di acqua. Allora, finisco. C'è una cosa che non viene mai sottolineata abbastanza. Il crisma, l'unzione che Maddalena compie su Cristo, su Gesù, e quindi lo fa diventare un iniziato, lo inizia, gli dà un sacramento.
un sacramento che ora è un sacramento segreto. Noi non siamo, non dobbiamo sapere di che sacramento si tratti. Ma, per esempio, è quello destinato ai re. Vi faccio un esempio. Carlo, d'Inghilterra, è stato unto con olio di oliva, cioè l'hanno fatto vedere il rituale, dietro a dei paramenti, l'hanno unto tutto nudo, è stato unto con olio di oliva di Gerusalemme, profumato alla rosa, al gelsomino, tutto simbolico, rosa, gelsomino, parliamo sempre lo stesso linguaggio. Per produrre quest'olio si usano due uliveti, uno è l'olio del Monte degli Ulivi e uno, sentite un po', proviene dal monastero di Maria Maddalena. E la nonna di Re Carlo è sepolta nel Getsemani, nel convento di Maria Maddalena, e si chiama Alice di Battenberg. Battenberg. Questo per farvi capire che sono tutti imparentati fra di loro, tutti, cioè tutti quei poche famiglie che governano. Quindi, mi raccomando, andate a votare. E l'olio, questo particolare unguento che è qua dentro, questo particolare balsamo, è un balsamo rituale, è qualcosa che è doppio. Non è solo una qualcosa di cui si cosparge il corpo e si attivano cose e si fa questo rito profumato sensuale, perché diventa un altro rito di magia sessuale, si può diventare. Quindi non c'è fine a quello che può succedere, ve lo lascio immaginare. Ma c'è un collegamento simbolico, perché l'olio arde, quindi da unguento diventa lampada. Quindi questo vaso diventa una lucerna, una lampada, un luminare. Fa diventare, cioè, quello che viene definita la Maddalena, una illuminata. E fa diventare illuminati. Quindi c'è questo processo nelle lampade del Tempio, nei riti ebraici, c'è una particolare... L'olio viene chiamato Shemen. È un collegamento simbolico tra l'olio e la luce. L'olio è collegato alla luce. Veniamo consacrati con l'olio e con la luce. E Michelangelo, chiudo con Michelangelo, questa è, lì è Rachele, nella tomba di Mosè, di fianco a Mosè, questa vi diranno gli storici e i critici che questa qui è uno specchio. Ora guardate lo specchio. Io non so se avete uno specchio così a casa. Questa è una lampada. Questa è una lampada come troverete in mano a... Sono qui. Troverete in mano alla Statua della Libertà. Troverete in mano a delle figure massoniche di un certo tipo. Ai portatori della lampada, cioè agli illuminati, ai portatori della stirpe, alla Dea Madre, a Iside, Ishtar, Inanna, Astarte, e Stella Maris, chiamiamola Madonna, Notre Dame, chiamiamola come vogliamo, ma è la donna che inizia l'uomo, lo educa, lo mette al mondo e gli dona un'anima. Questo fa la Maddalena, altro che prostituta. Torno in studio, se ci siete ancora, se qualcuno... Lasciamo che il tempo di sedimentare a quanto detto finora, 1:15 Alessio, di altissima intensità. Io ti voglio ringraziare perché è stata talmente tutta ad un fiato che io ho preferito non intervenire per non spezzare il ritmo, per non spezzare l'atmosfera, per non spezzare un po' quella magia che si è creata
con i nostri amici a casa, puntata che vi consiglio da subito andrà vista e rivista, si uniranno dei puntini e cercheremo di capire insieme dove si sta andando. Però sempre di più l'arte in qualche modo rappresenta una forma di controinformazione, di controiniziazione per chi in realtà riesce a capire un linguaggio, ed è questo che veramente va a stratificare il popolo, la società, e rende tutto con più senso, tutto acquisisce più senso. Se da una parte si rischia anche un po' un'inquietudine per i tipi di messaggi che si possono nascondere e per quanto in realtà il mondo si riveli sempre di più per quel che è, ma dall'altra parte, vedendo anche l'alto livello, il linguaggio a cui si può arrivare, questo ci fa ben sperare. Perché? Perché allora vuol dire che siamo capaci di grandi cose, e vuol dire che in fondo quel che ci vogliono far credere, che tutta la società è piatta, è mediocre, è portata al non fare, al criticare, a stare a rendere solo spettatori di un qualcosa che accade, di cui però nessuno possa interferire, questo non vale per chi ha quella scintilla, quell'anima divina che porta ad interessarsi anche di queste tematiche, anche della storia dell'arte. E incontro sempre più persone che mi dicono: a me l'arte è sempre piaciuta, e grazie anche a questo percorso da voi proposto insieme ad Alessio sto cominciando a capire anche perché. Perché in fondo questi messaggi nell'inconscio arrivano. Vediamo se troviamo anche qualche domanda. Intanto ti voglio portare i saluti anche dei tuoi allievi. Hai questa allieva, dice: buonasera a tutti, al mio maestro di pittura. Ecco, andiamo. Buonasera Erika. A salutare, anche perché in qualche modo il bello, lo sottolineo, ma mai abbastanza, oltre a raccontare le opere, tu le studi e le riproduci, quindi sei artista in prima persona. Che può sembrare scontato, ma molti di quelli che parlano e criticano in realtà non sanno tenere una matita in mano. Quindi chi meglio di un artista può spiegare le opere dietro all'arte della pennellata, no? Poi qua si va veramente anche in Oriente, dove si passa la vita a curare la perfezione di un gesto, la meditazione di un gesto che è trascendentale, no? È tenere in mano un pennello, provare. Invito anche i nostri amici a casa a seguire anche poi i tuoi corsi pratici, a provare. Molti mi stanno scrivendo: io grazie a quello ho ripreso la matita in mano, io ho ripreso a fare delle opere. E vedere anche poi l'inconscio, cioè farsi prendere un po' dall'ispirazione, vedere che cosa viene fuori. Fare l'arte è un processo esperienziale. Fare porta alla manualità, porta al buon senso, perché c'è una crescita fisica nell'impiegare il corpo, la mente si quieta, si diventa osservatori, è un processo di crescita spirituale. La pittura si fa solo in stato di presenza, se no si vernicia in caso contrario. In stato di presenza si dipinge e è un percorso di crescita appagante. Quindi io quando dipingo, un giorno quando ho la fortuna di poter dipingere, perché non sempre si dipinge, quando dipingo quella giornata, come diceva Leonardo da Vinci, da lieto dormire, perché è una giornata ben spesa. Non esiste una giornata, per la mia esperienza, così ben vissuta come quando si è dipinto in stato di grazia. E quindi consiglio a tutti ovviamente di fare i miei corsi. Ciao, assolutamente. E se vi piace anche l'attualità, poche ore fa sul canale Gianluca Lamberti abbiamo fatto anche un editoriale che invito poi anche ad andare a vedere, sul darci un taglio e sulle dimissioni. Qualcosa scricchiola in questo mondo, e cercheremo di analizzare con chi vorrà seguire la puntata anche il perché. Io ho proposto una riflessione, vedremo quel che accadrà.
Alessio, con noi fra l'altro ci vedremo anche dal vivo, Mesbet, se ti va agevoliamo anche la nostra grafica, perché sarai con noi in una di queste date. Lasci svelare a te in quale, intanto dopodomani sabato ci sarà l'Open Day, poi abbiamo 16 marzo Prato, 20 marzo Parma, 6 aprile Vittorio Veneto, 13 aprile La Sacra, 20 aprile Loreto, 11 e 12 maggio Torino. Questi per ora gli appuntamenti fissati, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo anche nello specifico il primo, Il suono alle origini dell'uomo, insieme a Giorgioni, Savio, Borghini, il buon Nicola, Siusi Bledi, De Graia e il buon Ricci. E questo è, diciamo, il parterre per la prima data. Sulla seconda a Parma, chi avremo? Lo lascio dire a te. Io sarò a Prato e a Parma. Molto bene. Se mi fate entrare, gratis. L'uscita è, guarda, è appagata per il palco, quindi sappi che avrai un posto d'onore sul palco, allora ti aggiungo assolutamente anche a Prato, visto che sarai dei nostri, e anche sicuramente a Parma. Va bene, allora amici, io di questo vi voglio ringraziare, ringrazio te Alessio, anche perché non sottrai mai, ci vieni a trovare ovunque, ai nostri amici a casa, domani ore 8 insieme a De Graia, è stato un onore stare insieme a voi, andiamo in sigla.